I caro energia non risparmia nessuno, tutti i settori sono colpiti dai rincari che sembrano non fermarsi e nonostante la stagione turistica sia andata bene, ora anche gli albergatori devono fare i conti con le bollette di luce e gas, ma non solo. Ad esprimere preoccupazione è l'imprenditore Alessandro Marcucci Pinoli, titolare di 6 strutture. È stato facile perché purtroppo le previsioni per settembre, ottobre, poi novembre, dicembre, non ne parliamo, sono pessime perché intanto c'è questa grossa crisi economica, poi sembra che riprenda la pandemia, poi c'è la guerra, poi l'aumento delle bollette, di queste bollette, il gas, la luce, una cosa incredibile. Ma è aumentato tutto, anche dal pane, la frutta, la verdura, la carne, il pesce, sono aumentate moltissime, le lavanderie, quindi non sarà facile. Infatti io penso, ancora non ho fatto i conti perché li faccio a fine anno, ma nonostante abbiamo lavorato tanto, con tutti gli aumenti che ci sono stati, forse faremo pari, se va bene facciamo pari, perché abbiamo avuto tante di quelle spese non previste, perché poi non si possono aumentare i prezzi in corso d'anno. Ormai i prezzi che avevamo fatto a dicembre li abbiamo dovuti mantenere, tra l'altro erano i prezzi di pre-pandemia, quindi erano vari anni che c'erano questi prezzi che fondamentalmente erano abbastanza bassi, però non volevamo perdere i clienti. Quella delle bollette, invece, Pinoli l'ha definita una stangata, con aumenti che hanno raggiunto il 30-40%. Alcuni colleghi hanno deciso di chiudere i battenti nel periodo invernale. Perché ci sono due cose, intanto chi è in affitto non deve pagare anche l'affitto, non gli conviene, chiude e non paga l'affitto perché sennò rimette di sicuro. E poi le gestioni familiari reggono, ma chi c'è i direttori, tutte queste cose qua, quando è la fine io penso che rischi di dover chiudere. Io siccome tra l'altro alberghi di 6-7 piani, qui 9, all'Alexander Savoy, chiuderò 2 o 3 piani in alto se c'è poca gente, e, insomma, mano a mano che servono li apro, li chiudo in modo da cercare di contenere le spese. Poi cerchiamo di risparmiare il più possibile appunto nel riscaldamento e nelle luci. Cercheremo di sensibilizzare come fanno in tanti altri posti in Europa i clienti, di non, perché i clienti di solito d'estate tengono l'aria condizionata al massimo e le finestre aperte. Oppure d'inverno, termosifone, riscaldamento al massimo, finestre aperte. Allora cercheremo di convincere a tenere le finestre chiuse. Io tra l'altro sono ligio, tutte le regole le seguo, quindi se è obbligatorio tenere 19 gradi e fino a quando non dicono che si può accendere i riscaldamenti non li accendo. Speriamo che si riesca a sopravvivere a questo inverno tragico, sarebbe il terzo.